E allora, per esempio, io ho un mio amico, c'ho un mio amico, no, sono, come potete ben capire, delle riflessioni colte che bisogna pur fare, insomma. E io invidio molto un mio amico, un professore di liceo, che insegna in un liceo della capitale, nel quale vengono da varie parti, dal centro, dalla periferia, quindi lui assiste al cambiamento del linguaggio, a come cambia, no, il gergo, come si modifica. E lui ha chiesto un giorno ai suoi allievi di raccontare, ognuno raccontasse una storia tratta dal mito, dalla mitologia, oppure qualsiasi, purché alla fine raccontassero, dicessero la morale che se ne trae da questa storia. Salsa uno, Toccherino, dei Parioli, cioè. Allora, Davide e Golia, benissimo, la so bene, racconta prego. Davide e Golia fanno a duello, ma Davide è un ragazzo, un piccolino, normale, invece Golia è un gigante invincibile, armato fino ai denti. Ma Davide con una fiondata lo uccide. Morale, non sempre la forza bruta prevale sull'astuzia e sull'intelligenza. Complimenti, c'è nessun altro che vuole starsi a un coatto. Tu che vuoi raccontare? Al cavaliere bianco e al cavaliere negro? Non la so. Aso iaso. Al cavaliere bianco e al cavaliere nero fanno a duello. Il cavaliere nero d'ammazza il cavaliere bianco. Ma il cavaliere bianco c'aveva tre figli. Sti tre figli sfidano il cavaliere nero, ma il cavaliere nero da ammazza tutte e tre. Ma sti tre figli c'avevano tre figli per uno. Tutte e nove te sfidano il cavaliere nero, ma il cavaliere nero da ammazza tutte e nove. Ma sti nove figli c'avevano tre figli per uno. Tutte e 27 te sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero da ammazza tutte e 27. Mo sti 27 figli avevano tre figli, dice basta, dimmi la morale. E che il cavaliere nero non gli dica che cazzo!